Benvenuti amici di Android Blog alla recensione di Huawei Ashen G6 4G, uno smartphone con una dotazione tecnica davvero molto completa in relazione alla fascia di prezzo. Vediamo come se la cava in tutto il resto. Eccoci dunque in compagnia di questo Huawei Ashen G6. Rinnovo il mio ringraziamento al Vodafone Store Corsa Italia Nausicaa SRL di Via Ratti a Savona per averci fornito questo terminale. Io vi ricordo di andare a vedere l'unboxing con tutte le caratteristiche tecniche e dimensionali del terminale, metterò il link qua in una nota. Aggiungo un piccolo LED di notifica che non si vede a telefono spento, è qui in un angolino, non è visibilissimo ma comunque è sempre molto utile. Parliamo un po' di ergonomia e dimensioni di questo Ashen G6. Allora, assolutamente ottima, leggerissimo, facile da tenere in mano, il grip è buono, si può usare praticamente con una mano quasi sempre, nonostante le mie mani piccole, quindi assolutamente un buon compromesso tra le dimensioni di questo smartphone. Parliamo ora anche di autonomia. Buona anche questa, anzi quasi ottima, 2000 mAh che però portano agevolmente a fine giornata in standby, consuma davvero pochissimo, complice anche un ottimo risparmio energetico che si può attivare dall'apposito menu, ve lo faccio subito vedere, eccolo qui che ho scritto risparmio energetico, abbiamo una impostazione normale praticamente utile in ogni circostanza, una intelligente che comincia a regolare un po' le prestazioni della CPU e della rete dati, ma che in realtà non va a castrare praticamente per nulla l'utilizzo del telefono, e poi una modalità durata che va a staccare il traffico dati e insomma tutto quello che è scritto nella descrizione. Abbiamo poi la possibilità di proteggere delle app che ci viene detto quali consumano di più o di meno e levarle dall'attivazione in background o addirittura dall'attivazione automatica quando accendiamo il telefono. Potete vedere anche qua tutte le informazioni avanzate sulle app tra applicazioni, davvero molto curata la parte relativa alla gestione delle singole applicazioni su questo Huawei Ashen G6, sia per quanto riguarda il consumo energetico sia per quanto riguarda il consumo dati, come potete vedere qua in questo menu dove vengono forniti sia in wifi che in rete tutti i traffici relative alle applicazioni, quindi davvero un buon lavoro fatto da Huawei in questo campo. Forse può spiazzare un attimino tutto questo alto numero di impostazioni, ma anche lasciato così com'è di default le gestisce molto bene, se no chi è un po' più smanettone può andare a settare singolarmente ogni singola applicazione, davvero una bella implementazione. Tornando a parlare invece di caratteristiche fisiche del telefono, vi parlo un po' di costruzione che anche in questo caso è davvero ottima, non scricchiola, non ha difetti, ha ovviamente è plastica, quindi un po' di sensazione povera la dà, ma davvero molto limitata e non imputabile ai materiali. L'estetica è anche molto piacevole, sì, forse già vista da qualche parte, ma comunque rende il tutto un insieme davvero elegante. Per quanto riguarda invece il display, sì, la definizione non è altissima, io vi avvicino una scritta per farvi vedere i pixel che si vedono obiettivamente anche ad occhio nudo, ma l'unità non è per niente male, sia a livello di neri, lo potete vedere già qua dalle schermate contrastate, sia a livello di luminosità che è davvero molto molto alta, si vede bene sotto il sole. Il nero è buono e soffre solo un po' quando variamo l'angolo di visione, ecco, potete vedere in questo caso quanto diventa grigio variando l'angolo, ma davvero questa cosa non si avverte nell'uso quotidiano. Intanto avete visto anche le animazioni di quando torniamo indietro, andiamo a vedere un po' di foto reali per vedere come vengono riprodotte da questo display. Vedete, la definizione non è un grossissimo problema in questa diagonale, anzi contribuisce a rendere tutto davvero veloce e snello. Guardate come sono belli i colori, che sono naturali e decisamente piacevoli alla vista. Il sensore di luminosità funziona molto bene, e mentre per quanto riguarda la parte telefonica, altro plus di questo Huawei Ashen G6, funziona molto bene la ricezione, bene anche l'LTE. Ricordo che questa versione in uso è il modello 4G LTE, cioè l'ultimo arrivato della gamma del G6, diciamo.
Parliamo, dicevo, di parte telefonica che risulta molto buona come ricezione e come audio dalla capsula si sente bene, non ha una qualità elevatissima, ma comunque si capisce sempre bene. Dall'altra parte così così, tende un po' a gracchiare a seconda di qual è la nostra tonalità di voce, ma comunque sempre visibile. Proviamo subito ad andare a fare una prova delle chiamate, c'è la ricerca rapida in rubrica, chiamiamo un numero verde. Ho sbagliato il numero verde. Attiviamo il viva voce, non c'è la registrazione della chiamata perché non è un MediaTek. Ok, decisamente devo cambiare numero da chiamare perché il risponditore gracchia davvero molto in questo caso. L'altoparlante non è così, lo sentiremo anche nella prova della musica. Il volume è abbastanza alto da potersi sentire in macchina, non un mostro, e la qualità risulta comunque abbastanza buona con anche un accenno di basso il viva voce. E quindi una parte telefonica, diciamo, nella norma, ma che se la cava davvero molto bene nella maggior parte delle situazioni. Andiamo ad aprire l'SMS, tanto visto non c'è il drawer, poi ne parleremo nella sezione software. Andiamo a scrivere un nuovo messaggio. Tastiera Google, perché? Perché quella di Huawei, che ve la rimetto subito per farvi vedere com'è fatta, è sì abbastanza veloce. Vabbè, non contate gli errori che ho fatto io, guardate solo la velocità tra tocco e scrittura. È abbastanza veloce, però non è così completa come quella in inglese. Vedete, se io switcho sull'inglese abbiamo tutti i tasti in seconda funzione, i numeri, mentre sull'italiano questo sparisce. Quindi io preferisco usare comunque quella di Google, nonostante quella di Huawei vada bene, non c'è neanche lo swipe, cosa che invece abbiamo in quella stock di Google. Quindi comunque sono miriadi le tastiere presenti sullo store. Parte SMS, comunque buona tastiera in generale che se la cava bene in quasi ogni situazione. Andiamo a chiudere il reparto SMS, parliamo ora di email, gestione email standard di Android 4.3. Adesso facciamo una sincronizzazione perché mi sono scordato che l'avevo lasciata in sincronizzazione manuale. Andiamo a vedere se troviamo una mail in HTML. Se si carica, non ancora, magari questa non è un HTML. Ecco, ovviamente ci arriva spam tutti i giorni, ma non quando abbiamo bisogno di testare i telefoni. Va bene, insomma, vi dico che non c'è il pinch out come mail, quindi client praticamente stock, che però funziona bene in tutti gli altri campi. L'unica cosa è che magari un aggiornamento potrà giovare sul fatto di avere il pinch out e le classiche gesture di Android 4.4 non presenti purtroppo sulla 4.3. Parliamo ora di parte browser, andiamo sul nostro sito. Ecco fatto, lo andiamo a ricercare. Vedete già settata la modalità desktop, qua. Si apre molto veloce il caricamento, si può fare lo scroll, il pinch, il pan in tutte le direzioni, anche durante il caricamento. Guardate la rimpaginazione del testo come è veloce. Assolutamente una navigazione degna dei migliori smartphone per questo Huawei Ascend G6. Andiamo su un sito ancora più pesante, quello del Corriere. Andiamo a vedere come se la cava, se altrettanto bene. Si è aperto giustamente in modalità desktop. Vedete, riesco già a muovermi nonostante non sia ancora caricato. Spostiamoci qua dove ci sono tante immagini e tanti video. Avete visto? Si è caricato.
Tutte le immagini sono caricate, riusciamo a muoverci in su e in giù. Sì, un attimo di attesa di bianco, ma un attimo di ricarico, ma davvero sono piccolissimi gli impuntamenti che abbiamo nella navigazione web, che permettono una navigazione davvero soddisfacente, soprattutto considerato la fascia di prezzo a cui appartiene questo smartphone. Molti smartphone delle fasce più alte non hanno una simile piacevolezza nella navigazione web. Intanto vi dico che la ricezione wifi è davvero ottima, prende molto lontano dal router, e ottima anche quella del GPS. Chiudiamo il browser, andiamo nella parte multimediale, andiamo nella fotocamera che è qui. Vi faccio vedere un po' come è strutturato il software. Sì, qua un pochino la qualità del display si vede che non è altissima, ma insomma, ripeto, nessun problema. Qua le impostazioni, abbiamo anche una modalità intelligente per tutte le situazioni, che si adatta a tutte le situazioni. Qui le impostazioni specifiche, possiamo vedere che le foto vengono scattate in 4 terzi a 8 megapixel, la possibilità di mettere un timer, di acquisire col sorriso, di un tap sul display, lo scatto panoramico, l'HDR, molti effetti qua che potete vedere per dare un tocco personale alle nostre foto, il flash acceso, spento o automatico, la possibilità di inserire la camera frontale con il mirino, che permette di inquadrare la di indirizzare gli occhi verso la fotocamera per fare in modo che la persona guardi nella direzione corretta. Adesso ho fatto un tap di troppo, torniamo alla fotocamera e passiamo alla parte video che in questa versione LTE vengono girati fino alla risoluzione massima di 1080p, come potete vedere. Quindi passo avanti anche per la versione video, possiamo attivare o disattivare il flash e attivare la camera frontale che anche nel caso del video riesce a registrare in alta definizione, però stavolta fino a 720p. Quindi molto completo, pratico e personalizzato il software fotografico di Huawei, e funziona decisamente bene. Adesso usciamo dalla parte fotocamera, andiamo a vedere come scatta le foto questo Ashen G6 4G. Andiamo sulle mie foto, avete visto la divisione sugli album. Beh, la macro non ve lo sto neanche dire, è davvero davvero buona, riesce a catturare qualsiasi dettaglio. Anche le panoramiche non hanno problemi, guardate come è definito qua, ma soprattutto guardate i contorni. Avete poi tutte le foto nella prova, il link è in descrizione nella prova sul nostro sito. Torniamo indietro, vi faccio vedere anche come sia poco visibile il rumore video con poca luce, davvero gestito bene. Guardate il flash. Non credo che molti di voi direbbero che questa foto è stata scattata senza la minima illuminazione se non quella del flash dello smartphone, molto potente. Per quanto riguarda le notturne invece sono davvero pochi i dettagli catturati, ma il software fa sì di limitare molto il rumore video, parlo di scatto in automatico, quindi poco rumore ma anche pochi dettagli catturati. Per quanto riguarda la camera frontale non è male neanche questa, riusciamo a catturare dei discreti dettagli, guardate anche qua il lampadario come viene riprodotto bene nonostante sia abbastanza distante dall'obiettivo più che il soggetto in primo piano. Quindi una parte multimediale davvero sufficiente. Per quanto riguarda i video avete l'esempio su YouTube e incorporato anche nella pagina della recensione. Purtroppo G6 4G che sta girando questo video, andiamo, sentite questo gracchiare, in realtà non è dato dall'altoparlante ma proprio dall'audio catturato, quindi un video che è più che sufficiente, ma un audio che purtroppo, almeno su questo esemplare che abbiamo noi, gratta un pochino, si capisce, ma non è certo un audio pulito. Comunque sia, una parte multimediale di acquisizione immagine e video assolutamente soddisfacente per questo G6 4G. Parliamo ora di cosa riproduce questo smartphone. Andiamo nella galleria, ritorniamo, andiamo nella nostra cartella di test. Vi dico che l'MKV viene riprodotto ma senza audio, anche se l'audio è in formato normale. Per quanto riguarda i DVX non vengono riprodotti né quelli con audio AC3 né quelli con audio normale, quindi per i DVX dovremo attrezzarci con un lettore esterno, mentre per quanto riguarda i 1080p, nessun problema. Fluido, veloce, belli colori, naturali, guardate.
purtroppo la telecamera filtra un po'. E anche la definizione, come dicevo, non è assolutamente un problema nell'utilizzo multimediale di questo smartphone. Parliamo ora di personalizzazione software. Come vi ho già anticipato, non c'è il drawer, tutte le applicazioni sono messe qui nelle varie schermate che possiamo andare a personalizzare con un pinch out. Tenendo premuto abbiamo le impostazioni di personalizzazione, comprese quelle del cambiamento della transizione tra una pagina e l'altra. E abbiamo poi la possibilità di switchare su una home semplificata che ha solo delle grosse tile, mutuando un po' il termine da Windows Phone, con le funzioni principali dello smartphone, e la modifica con l'inserimento di widget o applicazioni che possono comunque essere inserite indipendentemente in qualunque pagina. Altra cosa interessante è comunque la tendina delle notifiche personalizzata, pratica, i toggle si possono gestire. Andiamo nelle impostazioni che sono divise nelle impostazioni generali e in tutte. Andiamo in tutte, lo stile schermata home, vi dicevo, è quello che vi dicevo prima, che può switchare. Possiamo anche attivare alcuni gesti per il movimento, queste sono le opzioni. Il risparmio energetico ve ne ho già parlato, andiamo a vedere anche la memoria, la modalità non disturbare che non fa suonare il telefono se non da contatti consentiti. E la memoria è così formattata, sono 8 GB di attivazione, ma possiamo inserire la micro SD e attivarla come memoria principale, quindi fondamentalmente non importa quanti giga siano disponibili in totale nello smartphone se abbiamo una micro SD a disposizione. Abbiamo anche la possibilità dell'USB on the go. E un'altra cosa che volevo farvi vedere era la scelta dei temi. Possiamo andare a personalizzare tutti i temi del nostro telefono. Io ho lasciato Breeze, ma abbiamo altri temi preinstallati, e possiamo anche andare a personalizzare ogni minimo particolare del nostro tema. Davvero una personalizzazione avanzata per questa interfaccia, che può piacere o meno, ma assolutamente è decisamente personalizzabile e anche molto veloce e fluida su questo G6. Non abbiamo mai notato rallentamenti o problemi di blocchi in generale, neanche durante l'installazione di applicazioni pesanti. Vi faccio vedere anche un attimo la schermata di sblocco, che presenta i collegamenti rapidi alle chiamate, gli SMS e alla fotocamera, quindi personalizzazione completa anche in questo caso. E della gestione delle applicazioni ve ne ho già parlato, molto profonda. Alcune cartelle sono preinstallate, qua abbiamo quelle della gestione di sistema, ottimo anche il file manager e la torcia. Abbiamo poi la radio FM, di cui non vi avevo parlato, e poi un'altra cartella preinstallata che racchiuderà tutte le app di Google, ovviamente tutto completamente personalizzabile. Insomma, un'interfaccia che sinceramente a me non dispiace per come è stata studiata e soprattutto per come è fluida. Parliamo ora di parte gaming. Andiamo ad aprire il nostro Real Racing, Snapdragon 400, GPU Adreno 305. E molto buona anche la sfumatura di blu, stiamo ad aspettare i tempi di caricamento. Il volume è già al massimo. Adesso dovrà liberare un filo di memoria perché lo abbiamo stressato notevolmente durante questa prova. Comunque, con tempi tutto sommato normali per la fascia di prezzo, questo Real Racing viene caricato. La GPU non viene riconosciuta come potente, quindi vengono disattivati i dettagli massimi e gli specchietti, però a vantaggio di una grande fluidità, come vi starò per mostrare. Buono anche l'audio, tanti dettagli sonori che si sentono, ma guardate la velocità e la fluidità. Davvero alto il frame rate. Nessun calo neanche con tante macchine nell'obiettivo. Usciamo in modo cattivo, come avete visto nessun problema di ricarico, davvero una buona ottimizzazione per questo G6. Parliamo ora di parte musicale, apriamo il lettore stock, molto simpatico a livello di interfaccia. Torniamo all'inizio.
Allora, un minimo di gracchiamento si sente, ma davvero poco. E comunque la gamma sonora riprodotta è molto ampia. C'è anche, dicevo, un accenno di bassi, cosa non presente su tutti gli smartphone. Poi questi due piedini fanno in modo che anche appoggiando lo smartphone in superfici non molto assorbenti, il suono non venga attutito. Quindi una parte multimediale, gaming, video, così così, ma gaming buono. E altrettanto è la parte musicale, buona anche la riproduzione dalle cuffie in dotazione. Cosa dire quindi in conclusione di questo Huawei Ascend G6 4G? Allora, uno smartphone decisamente completo con una buona dotazione tecnica, l'LTE, l'NFC, una buona estetica, funziona bene in tutti i campi, una buona ottimizzazione, una gestione smart delle applicazioni o comunque del risparmio energetico davvero di alto livello, una parte fotografica decisamente sufficiente e così come tutti gli altri reparti telefonici. Prezzo 200, si aggira sui 240 euro, ma non è raro trovarlo online a 199 euro, cioè tanto quanto la sua rispettiva versione non 4G, quindi la versione 3G. Ottimo rapporto qualità-prezzo, ma so che ve lo starete chiedendo: meglio questo Huawei Ascend G6 o Motorola Moto G? Beh, per dotazione tecnica generale, questo, ripeto, il plus del NFC, ad esempio la fotocamera da 8 megapixel e comunque anche un'interfaccia che può piacere o non piacere, ma è più completa e più personalizzabile rispetto ad Android stock, Motorola vince per il display e per ovviamente gli aggiornamenti software che ancora mancano su questo Huawei. Ovviamente un vincitore non c'è mai, scegliete in base alle vostre esigenze. E io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi invito a mettere un mi piace se secondo voi è venuto bene, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Per adesso è tutto, un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.